Il tracciato di Portimão è lungo 4,6 km ed è caratterizzato da sorprendenti cambi di quota e angoli ciechi che rendono la pista davvero affascinante nel mondo. Per quanto riguarda la velocità di punta, la top speed è stata registrata da Jack Miller l'anno scorso nell'ultimo weekend del 2020 con 342 km orari nel rettilineo. Cominciamo da curva 1, dove il vero punto di riferimento è lo scollino, che ha oltre 300 km orari, dipende anche dalla moto che hai, ti catapulta, ti spara, in staccata, completamente in discesa. La curva di per sé è una curva molto 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 veloce, curva che se si vuole far bene però, e in maniera molto veloce, si deve fare comunque stando attenti, in quanto il limite tra il prendere il punto di corda e la caduta è veramente sottile. Nemmeno il tempo di uscire da curva 1 che già ci ritroviamo alla 2, una curva molto simile alla 1, una curva che mi piace definire di transizione, anzi è una curva di transizione in quanto collega curva 1 e curva 3. Ecco che arriviamo alla 3, forse primo vero punto di sorpasso dell'intero tracciato, dove è molto importante frenare bene e prendere il punto di corda. Attenzione perché è molto facile cadere a causa di una chiusura di anteriore, specialmente se la gomma è fredda. Piccolo tratto in salita prima della 4 che non in questo onboard ma le MotoGP vi assicuro fanno quasi in piena a 56 gradi di piega ad oltre 200 km orari di media. Arriviamo alla 5, staccata rapida, in discesa ripida, anche questa è una curva molto simile alla 3 dove si possono verificare dei bei sorpassi ma anche delle belle chiusure di anteriore. Si fa tutta in seconda marcia e piegati a ben 58 gradi. Per quanto riguarda la forma della curva, è una curva cieca, cioè si inizia a staccare prima di vedere la curva stessa. Curva 6 è una curva quasi uguale alla 2, classica curva di transizione, questa volta tra la 5 e la 7 si fa in piena full gas e dove in uscita si inizia già a frenare per entrare in curva 7. La 7 è un'altra delle tante curve cieche di questo circuito, come detto prima si inizia a preparare la curva dopo l'uscita della 6 andando a piegare a centro curva con ben 57 gradi di piega, mamma mia che matti. Subito dopo la 7 c'è la 8, anche qua molto 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 facile cadere per una chiusura d'anteriore, per uscire bene è molto importante, anzi direi fondamentale, andare a prendere il punto di corda. Chi la fa spigolando o cade o perde 4-5 decimi che in fondo al giro si fanno sentire, possiamo quasi dire che la 8 è una curva critica. Salita, discesa e poi la curva più bella, la 9, una curva in salita dove a parte per un momento nel quale levano il gas, i piloti in MotoGP la fanno in piena, full gas, mamma mia. Ed ecco che entriamo nell'ultima parte del circuito, l'ultimo settore, la 10, è una curva per i ritardoni, cioè quelli che non si buttano subito in curva con prepotenza, quindi sicuramente non quelli che hanno uno stile più simile a quello di Marquez, ma aspettano il più possibile. È una curva semicieca che ti immerge nella 11, per farla ci si inclina a 43 gradi ed è importante in uscita accelerare bene perché altrimenti si rischia di inserire male anche curva 11 andando a perdere un visibilio di tempo.
Ed ecco che arriviamo all'ultima curva, una curva molto 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 veloce, dove la difficoltà dei piloti sta, oltre nel farla, nel dosare il gas per poi spalancare il gas una volta arrivati nel rettilineo, dove il giro ricomincia da capo. E la nostra avventura finisce qui, ci rivediamo settimana prossima con il giro di Jerez.